Boom! Ho appena aggiunto come mio collega DarkGamer07, che ovviamente adesso rimarrà nella mia lista di amici. Ogni tanto giocheremo insieme. Come ho fatto a diventarmi amico? Beh, raga, molto semplice. Semplicemente andato in basso a destra nel negozio oggetti su supporto a creatore. Qua in basso, raga, ed ha inserito come appunto supporto a creatore il codice cap. E non solo, raga, dopo aver fatto questo è andato su Instagram, ha fatto una storia, mi ha taggato. E io, raga, ovviamente l'ho aggiunto agli amici, come faccio una volta al giorno con qualcuno di voi. Quindi mi raccomando, se anche voi volete diventare miei amici, parlare con me, scrivere con me su Instagram e ogni tanto anche giocare con me, codice supporto cap nel negozio oggetti e taggatevi su Instagram, mi chiamo CapTownZero Official. Detto questo, raga, passiamo al video. Oggi, raga, un video un po' più particolare del solito. Infatti mi vedete sul mio account, ma ancora per poco, perché beh sì, grazie a un amico ho trovato un account a un solo euro che ancora, raga, non ho mai aperto, non ho mai visto in assoluto e non vedo l'ora, sinceramente. Anzi, in realtà non so nemmeno se funziona, spero di sì, raga, me l'ha dato sto mio amico e mi fido. Comunque, raga, mi ha semplicemente detto che l'account vale molto più di un solo euro e quindi, raga, vuol dire che per me ha delle skin veramente belle e succulenti, soprattutto ha molte skin. Sono super curioso, raga, mi raccomando come al solito un bel like, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi tutti questi video, raga, fondamentale. Fate finta che questo qui sia il vostro telefono, fate finta che questo qui sia il tasto iscriviti, fate una cosa tipo buh, codice cap nel negozio oggetti come dice il mio nome e mi raccomando Instagram CapTownZero Official. Detto questo, let's go, direi di andare nel nuovo account. Momento della verità, attenzione, oh mio dio, sta funzionando, ha funzionato, raga, attenzione, caricamento di Fortnite. Io vi giuro che non sto più della pelle perché, raga, un account a un solo euro che il mio amico mi dice che vale veramente tanto. Sono super curioso di vedere appunto quanto effettivamente può valere un account del genere, raga. Attenzione, creazione gruppo in corso. Oh, funziona. Io mi bendo gli occhi con una figurina dell'ama di Fortnite. Clicco gioca, raga, vi lascio vedere a voi. 3, 2, 1, let's go. Oh mio dio, è partito. Siamo in lobby. Io spero di sì. Sto per guardare. Ok, ho sentito un suono di un amico. Livello 215 per 1350 V-Bucks. Mamma mia, raga, attenzione, assurdo. Livello 215, ma quanto cacchio ci gioca? Allora, aspetta un attimo. Prima cosa, pass battaglia sbloccato fino, raga, al livello 100. Oh mio dio. Quindi questo qui è un po' sbloccato qualsiasi cosa potesse sbloccare tutto il pass battaglia, raga. Tutti gli stili dell'ultimo personaggio del pass. E attenzione, che figata, tutti i vari stili di fusione, raga. Mamma mia, questo qui per me è il più bello. Anzi, non lo so se è il più bello. No, raga, questo è più bello, dai. Per carità, questo qui non mi dispiace, ma questo, raga, è il più bello in assoluto. Guardate che figata, cavolo. False fusione. Oh mio dio, raga, che figata. Xev, cos'è sta cosa bruttissima? Vi giuro che non mi piace. Sfera fusione, ovviamente. E la bobina di fusione. Ok, sì. Li ho presenti. Come sfida, raga, invece è messo benissimo. Ma questo qui quanto cavolo ci gioca Fortnite? 100%, 100%. Cioè, io vi giuro, raga, vi giuro. Adesso non so voi come siete messi con le sfide, però vi giuro che io non ho mai, e dico mai in tutta la mia vita, finito una settimana delle sfide di Fortnite. E non sto scherzando, raga, finite completamente mai. Fatemi sapere invece voi come siete messi per le sfide di questa season. Stiamo per passare, raga, la parte più interessante in assoluto dell'account. Oh mio dio, ovviamente non farò assolutamente nessun casino per non dargli fastidio con i V-Bucks. Non sciopero niente, voglio solamente vedere appunto quello che ha nell'account. Ma intanto, non per curiosità, Zerbel dice che sono io strano che utilizzo comandi super strani. E allora sono curioso di vedere questo qui con quali comandi costruisce, con qualche cacchio di comandi usa. Scusa un attimo, costruzione Z, X, C, V. Allora, pavimento con X e il tetto con V. Ok, no, ci può stare, Trappola con Y, edita con Z. Ok, forse sono io quello strano allora. Come se in verità utilizza 280. Io, raga, utilizzo tipo 0,09 o 0,08, non lo so. Pazzesco, ma allora sono io quello strano. Aveva ragione Zerbi, raga, aveva ragione Zerbi. Pronti a passare l'armadietto? 3, 2, 1, let's go. Allora, ok. Ok, armadietto di Fortnite. Al momento non vedo assolutamente niente di così tanto raro, però quello che vedo è che comunque sia ne ha di cose. Cioè, nel senso, raga, non siamo assolutamente in carenza, da quanto sto capendo. Iniziamo ovviamente con le cose un pochettino meno importanti, con le cose soprattutto uscite da meno tempo, ovvero le scie, che diciamo, raga, non esistono scie rare, nel senso le scie sono uscite da pochissimo. E direi di iniziare anche a calcolare appunto quanto sono andate a costare queste scie. Però siccome che non so assolutamente, raga, quali scie fanno parte del pass battaglia, cioè la maggior parte, ovviamente, raga, perché le scie di solito le sblocchi solo appunto tramite il pass. E dato che non so appunto se ha ricevuto altre scie in qualche altro modo, diciamo che io calcolo un 10 euro giusto per iniziare appunto per tutte le scie. Tanto come scia di valore, diciamo, epica, solamente Glyphy, questa qui, che non so assolutamente da dove cavolo si prenda, non lo voglio sapere. Però fa parte della season 7, quindi non ne ho idea. Comunque, raga, direi di calcolare appunto una decina d'euro giusto per le scie, anche se sicuramente sarà qualcosa di più. Poi dopo magari abboniamo qualcos'altro nelle skin o nei balli. Come scia da usare, ovviamente impostiamo la più rara
parola che ha, ovvero Glyphi. E rega, direi di passare subito ai deltaplani. Ok, allora, primo deltaplano comune, stagione 10, niente di che. Secondo deltaplano questa season, quindi niente di che. Ombrello del fondatore, rega, attenzione, quindi anche salva il mondo. Perciò direi di calcolare appunto anche la spesa per salva il mondo, che sono almeno 40. Quanto costa salva il mondo? 30? 40? Non mi ricordo. Io, rega, personalmente non ho salva il mondo. Sì, lo so, sembra ridicolo, ma non ci ho mai giocato. Non mi piace, quindi non l'ho mai preso. Però se non sbaglio costa sui 30-40, quindi già, rega, sarebbe una quarantina di euro se vogliamo. Olografico, nubifragio, neve e l'ombrello, rega, quello base di Fortnite che tutti hanno. Ci hanno fatto una win. Season 8, esclusiva fondatore, anche questo qui. Deltaplano della battaglia standard. Che bello che è questo deltaplano, mamma mia. Stavo dicendo, come deltaplano di rari, in realtà non ne ha molti. Svolazzante è uno dei più rari che ha. Comunque sia season 5, quindi non possiamo appunto considerarlo un deltaplano effettivamente raro, come per esempio Mako, che non penso che lui abbia, no, non ha assolutamente nel suo account. Però rega, wow, cioè per averlo trovato un solo euro è un account incredibile. Addirittura questa figata di deltaplano. Oddio. Iniziamo, raga, a fare subito un breve calcolo. Tanto ho già capito che questo account supererà di sicuro i 300 euro, anche molto di più secondo me. Abbiamo due deltaplani leggendari, quindi 1500 V-Bucks l'uno, che sarebbero 15 euro, quindi più o meno facciamo una trentina d'euro. Più tutti i deltaplani epici, raga, non considerando quelli del Battle Pass. E ce ne sono di quelli del Battle Pass, ce ne sono, quindi fa capire quali soprattutto, eh. Però conterei to, così, raga, occhio e croce. Facciamo che gli epici non costano 1200 ma 1000, giusto per arrotondare appunto. 1000, facciamo che 5 li ha presi, quindi 5000, che sarebbero altri 5 euro. 50, cioè 50, scusate, quindi siamo 35 più 50, ben 115, rega, al momento. Più non ho considerato i deltaplani azzurri, rega, ma facciamo così, arrotondiamo 150 con i deltaplani. Eravamo a una quarantina per le scie, quindi saremmo già a 190. Solo deltaplano e scie, e non li ho contati, rega, nemmeno tutti, perché sono generoso. Non sto facendo il calcolo preciso preciso, diciamo che ci stiamo andando vicino. Iniziamo invece, rega, a parlare dei picconi. Eh sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 come epici. E direi da aggiungerci 100, fai una centinaio d'euro, non considerando quelli del Battle Pass. Andiamo di sotto i deltaplani blu, rega, ce ne sono un botto. Io gli aggiungerei un altro centinaio d'euro. Quelli verdi invece non li considero nemmeno, rega, siamo già, non ve lo dico quando siamo, ve lo dico alla fine del video che è meglio. Vi ricordo un solo euro questo account. E arriviamo al pezzo forte dell'account, rega. Oh, finalmente alle skin. Direi di partire da quelle più leggendarie, quindi dalle skin un po' più costose, a quelle meno costose, ma probabilmente più rare. Cavaliere ultima, ma che cavolo è sta roba? E iniziamo, rega, a contare un pochettino di skin che ha comprato. Una, due, che bella, rega, il prigioniero. Mamma mia, che figata di skin. Questo qui è appunto il, oddio, stagione 3. Però se non sbaglio è di salva il mondo. Non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere di salva mondo. Poi 3, 4, 5, anche questa rega è carina. Che brutta questa skin, io non la voglio mai avere, proprio non voglio averci a che fare. Questa qui no. 7, 8, che bello, rega, cavaliere rosso scuro. 9, 10, però penso che questi qui fossero un bundle, quindi sì, sono 10 comunque, perché costano 30. Attacco rosso e siamo a 11. Poi abbiamo 12, 13, 14, 14, no aspetta, questa qui è del pass se non erro. Neoversa, rega, non ne ho idea, però penso che non sia del pass. Quindi direi 15, 16. Guarderò tutte le altre skin di Fortnite con un occhio diverso dopo questa. Non penso che questa qui sia del pass, quindi 18, 19, penso. 21, 22, 23 e 24. Allora, considerando che abbiamo veramente uno sproposito di skin epiche, troppe, poche blu, poche verdi e anche molte leggendarie, direi, consideriamo appunto la ventina di skin che ho contatto per 1500 V-Bucks, che fa ben 30.000 V-Bucks, rega, che sono quindi 300 euro. E arriviamo a una cifra veramente assurda, senza ancora aver considerato nessun ballo, nessuna copertura e vabbè, le schermate di caricamento non si contano. I balli, rega, li conto diversamente, guardo solo se c'è qualche ballo rarino che appunto può essere veramente carino. Questo qui cos'è? Ah, stagione 5, bello, rega, questo. Ecco, questo qui è sicuramente il ballo più raro di tutti. E poi, rega, di balli, no, di balli non ha niente di super raro, insomma. Anche qui, rega, farei un conto, diciamo, un pochettino più generale. Conteremo... occhio che non c'è una ventina di balli shoppati, che sono circa 16.000 V-Bucks, quindi in totale 160 euro. Oh mio Dio, rega, il prezzo finale quanto cavolo è alto. Si sta avvicinando e si sta avvicinando a un'altra cifra un pochettino più grande. Abbiamo, vabbè, tutte le coperture, che, rega, vabbè, qua ci faccio un prezzo approssimativo di aggiungiamo giusto qualcosina in più, perché ho considerato poi dopo un po' meno balli, un po' meno deltaplani, un po' meno, insomma, di queste cose qui. Quindi arrotonderei a 50 in più. Stiamo leggermente più larghi, rega. E la cifra finale, oh, è più o meno, rega, questa qui. 950. Quasi 1000 dollari per questo account incredibile, rega. Wow. Da 1
a 1000, è incredibile. Raga, sono veramente senza parole. Mi raccomando, un bel like se questo video vi è piaciuto. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi altri video. Mi raccomando, distruggendo il tasto rosso iscriviti, il tasto rosso iscriviti, distruggetelo. Codice cap, raga, nel negozio oggetti se volete giocare con me ed essere aggiunti appunto nel mio account. Parlare con me su Instagram, insomma, raga, qualche figata veramente insieme a me. Instagram appunto, CaptainBlazerOfficial, mi raccomando, raga, correte a seguirmi anche lì. Detto questo, raga, direi, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao, ciao.